Sì, prova. Good morning, you speak English. Solo che sa sai. I fusilli con un bongo, quando so che so con un bongo. Io non so con un bongo. Cosa hai messo nel caffè? E la figlia che va a cantare. E poi la canta. A tu. Tu barco. Eccoci qua, salve, buongiorno e buonasera a chi ci vede in replica. Oppido Mamerti. Dopo dite. Ragazzi, che meraviglia qua, altro mercatino. Che meraviglia, che belle, che bei formaggi. Cosa volete assaggiare? No, ragazzi, grazie perché stiamo lavorando, però poi più tardi. Che cosa? Aspetta, aspetta. Buongiorno. Salsiccia sugno locale. Questa è salsiccia di fegato. No? Salsiccia no, salsiccia no, di, no, di carne, non di fegato. Ah, di carne, è un carne. Po' grasso. Non è mista. No. Però guarda che meraviglia, avete visto come la fanno più grossa dalle vostre parti, giusto? Sì. Non siamo più grossi, ha ragione. Che ne fa se bene fine? Tirala una poca arriva, guarda qua. Prendola. Senti, che sono coccoli e pane e poi ti conta la calabrisella, ti conto dopo. Guarda che ricotto, guarda che ricotto. Speciale, ricotto proprio che andate qua. Ragazzi, lo vogliamo ricordare dove siamo? A Oppido Maestro Vincenzo. Oppido Mamertina chiamo. Ma tu dove sei, scusa? Io sono da Rizziconi. Principale, guarda che meraviglia. Ah, ma che è una poco fresca ancora però, eh? Ma chi sa che il pane è buono? No, ancora no, ancora no. Chi sa buono il suo succo? Che meraviglia, da che? Allora, la Calabria, la salsiccia di Oppido e lo pane di Platè. No, salsiccia pure di Platè, tutto di Platè. Ma è vicino, è vicino. Sì, sì, sono 30 chilometri. Che meraviglia. Diamogli un premio alla signora. Diamoci un premio alla signora. Ci vogliamo dare lo stesso che lo do, lo coso. Sì, zio Pe. Guarda che meraviglia, fammi vedere. Guarda che meraviglia, guarda. Mi sa che ci fai a tutto questo. Fatto con forno a legna. Fatto con forno a legna. Buongiorno, madre. Dove state, signore? Era a casa tutti e due. Allora, quando è Natale, qua? Scusa. Ah, non so che è cosente, scusa. Natale. Ah, ma caccia l'insalata, voglio, che meraviglia. Che formaggio, che ricotta, che tatetta. Andiamone. E guarda chi c'è, signora, qua. Però ho notato una cosa, ecco, questa piace a me, questa piace a me. Salvato, questa qua, noi la chiamiamo, però noi la chiamiamo a Cosenza, facciamo anzalata a mappina. Ah, non... Sai perché a mappina? No. Perché nello strofinaccio, nel tovagliolo... Ah, sì, la mappina che sarebbe, sì, mascata, sì, e viene sbattuto e poi praticamente... Qua come la chiamate? Ma che sei tutti i parte, sapete? Riccia. Ma tu non era primo per un là, un altro no, coso. È passato qua, per i fatti suoi. Ah, sempre stato, mi sto confondendo. Forse sì. È l'anice che lo caffè con l'anice. Guarda che melanzana. Tutta roba locale. Che meraviglia, ragazzi. Diamo un senso logico a questa giornata. Grazie per l'accoglienza. Grazie, madame. Vado a casa. Buongiorno. Chi sarà la famosa sarda? No, queste sono le acciughe. Guarda che meraviglia. Le fate anche. Canale 19, dove siete? E questo invece è lo stocco secco. Secco, sì. Però io faccio 3-4 volte domande, ma non è che sanno qual è la vera differenza tra lo stocco e il baccalà. Perché differenza c'è? Diteglielo. Allora, la differenza è lo stocco e il baccalà è solo il modo di conservazione. No? Ah, finalmente il baccalà per essere sotto sale. Però per chiamarlo baccalà deve essere gato su morua o gato su macraggia di flow. Non può essere né il brosmore né il link, no? Non si può chiamare baccalà. Questo non si può chiamare baccalà. Questo non si può chiamare baccalà. Questo non si può chiamare baccalà. Quello è baccalà. Che differenza passa tra questo e quello? Non ho capito. È il pesce che fa. Invece lo stock è lo stesso prodotto, però è seccato. È seccato, quello è salato. A me piace di più il baccalà, vedi che è la verità. Però senza mangiare solo il baccalà. Ecco, paese che vai, usanza che c'ho, solo baccalà, è vero. Lo stock forse perché nessuno ce l'ha portato.
No, perché è un gusto molto più forte. Se non si è abituati, non si mangia lo stufo. No, finalmente un signore che mi ha spiegato questa cosa qua. Salici, fate scendere mia con una. Ti fa una legge, una ferruzia, pane che se poi quando meno si chiama, se ne chiama. Chiamate questi signori, dico, vieni, vieni, andiamo qua, vieni qua. Buongiorno. A dove? Andiamo al supermercato. Però nel frattempo salutiamo le signore che volevo regalare. Buongiorno. Guarda qua, ciccia, le fagioli. Che cos'è quella gialla che era là? Gialla, fagiola gialla. Me la fa vedere gente, io non l'ho mai vista la fagiola, fagiola gialla, i fave, qualche meraviglia. Fagioli gialli, da dove vengono? Aspetta, c'è due toni. Dammi che ci voglio regalare una cosa, signore. No, ci voglio regalare il caricabatterie. Bene, bene. Allora. Sera, così. Caricabatterie, tieni. Come ti chiami? Questo è tu, è tu. Te lo voglio regalare, ti fermi un minuto con noi. Come stai? Giuro che non siamo gente. Siamo gente non male, insomma. Te lo posso regalare? Come stai? Come ti chiami? Di dove siete? Cosenza. Peccato che tu non vedi la televisione. Non vedi canale 19? Sì, ogni tanto lo vedo. E non ci vedo zio Pino, non l'ho visto mai, non l'ho visto zio Pino. No. Tutte cose dirette, ma dicevo non. La ci tagliano. Poco perché comunque lavoro. Ah, e allora pensa, no. Allora, questo è il caricabatterie. Mi capita di girare in quel canale. Che lavoro fa? Ho un negozio di agricoltura. Tutto per l'agricoltura, Santa Cristina. Benditrice, insomma. Cultura e benditrice, esatto. Ragazzi. Questo ci piace ricordare. Spidanzata sicuramente. Sono sposata e ho una bimba pure. Poi per amore te. Questo lo porta la tua bimba sotto il. Chi la regala sarebbe Peppi a CDKR, vedi? Ma Giovanni vuole me un musa, Giovanni. Giovanni Rode. Ti voglio bene, Giovanni. Un giro al mercato. Stiamo cercando a dobbare una carta di cero, si chiama, siamo rovinati. Che non c'è qua c'era, non lo vedo, sto scherzando. Se facciamo un giro all'Oppido, noi cerchiamo di far conoscere i nostri prodotti nel mondo. Grazie davvero. Complimenti davvero e grazie di tutto. Mi saluto la sua famiglia. Arrivederci e ben saluto. Iamonine, buongiorno signore. Come sta? Potevamo un attimo. Sta facendo la videochiamata, sta facendo la signora? No, sto facendo la videochiamata. Com'è cangiato il mondo, com'è cangiato il mondo. Una volta per arrivare a cartolina ci volevano dei anni, ci volevano. Mo videochiamate, tramite il telefono ti mandano pure un caffè, ti mandano pure. Vince, dove vince? Allora, io mi sposterei dall'altra parte adesso. Buongiorno, signora Maria, buongiorno. Sì, ti accompagniamo a tutti, qua, sì. A tutti, Chiena, solo a zio Pino, che accompagna a tutti. Accompagna a tutti, no. Voglio dire che si trova sempre nei palchi, dove cantano, con la TV, dappertutto. A mangiano. Questo è un altro amico di Oppio, Totò. Un altro personaggio di Oppio, nel senso che non è uno che canta canzoni, però ha un ruolo. Lui è stato lo chef delle scuole elementari, quando il sottoscritto era ancora piccolino, a frettata che faceva Totò, non faceva nulla. Ancora tutt'oggi è il cuoco personale di tanti amici qua in Oppido. Ogni tanto facciamo qualche mangiare. E allora c'è metà scusa. Oh signor, la sua signora, che è successo? Oh, yeah. Io vengo dall'Australia, avete un bel mercato. Bellissimo. Salutate la ma lei è calabrese? È di Tresilco. E quindi è venuto dall'Australia. Quante ore di volo? Aspetta. 24 ore. 24 ore di volo. Io appartengo ai Maurizi. Dunque signora, 24 ore di volo? No, troppo lungo. Troppo lungo, troppo lungo. Sì. Che lavoro faccio in Australia? Io sono sarta. Sì. Si sta bene in Australia? Un paradiso. Un paradiso sulla terra. La perdonatevi, del signor Maurizio che scrive sulla fiamma. Sì, ah, sì, bene, bene. Tutto il paese, tutto. Grazie. A fiamma. È stato direttore per tanti anni. Tanti saluti anche a lui e nello stesso tempo a tutti i nostri compaesani e connazionali che vivono in Australia. Ma che bello! Perché non ci invitate, signore?
Ma la, sì. È aperto per tutti, quando volete venire. La comunità calabrese in Australia deve invitarci, perché noi arriveremo, mentre qualcosa ci arriviamo morti, ma ci arriviamo. Io ho lì vicino un club proprio italiano che vi potete mettere in contatto. Marconi. Marconi. Signor. Io abito proprio dietro. Marconi, c'è un soldi. Ma tu la 50 mi ha fatto. Signora, fateci mettere in contatto sulla pagina Pino Gigliotti fan club. Va bene, lo do lì al club. Vedo ognuno che si dipenda, che signor. Va bene. Grazie, tu. Venga qui, venga qui, venga qui. Grazie, grazie signora. Una soffetta di una... Vediamo per Maduro, ma ne... Un pomodoro, che su? Meglio la pasta, non c'è la pasta. La pasta, la pasta. E cosa devi fare? Meglio la pasta, te va. Oh, guarda chi c'è qua. Oh, che bellezza. Pasta e energia e rigatoni. C'è rigatoni? Bravissimo, ma questa casa con questo stocco si può fare? Ah, sì, ma fa pure con i peggio si può fare. La sto nevate? La so bene. La strofetta, Rocco. Il cuore taccia e l'amore taccia. Sì. Amore mio, senza togliere non trovo pace. Quando mi mangio la pasta col pomodoro, penso a te, mio tesoro. A me. Mara, signora Maria, per cortesia, puoi venire qua a cucinare la pasta? No, io non sono una brava cuoca. Come sono mai? Una brava venditrice, ma non una brava cuoca. Complimenti per questo, grande, attività, grazie davvero. Ya, fammela una però. Che dai a fare altro? Ci cantiamo un stornello. Una stornellata! E facciamo tu una stornellata! Ragazzi, la vogliamo fare? Per la stornellata, come? Chi siti, ma chi voliti? Chi giovanotto bello, chi siti? Continua! Che esisti? Andiamo a casa, sia, No, potete stare, guardate che specialità. Una meraviglia. Ragazzi, noi cerchiamo adesso tra il sale e il fageto, cerchiamo di segnare, di far vivere questi mercati, che c'è tanto lavoro dietro e veramente lavorano per noi, per voi, per tutti quanti la popolazione. Insomma, questa è. Guarda che bella roba fresca, guarda che bella roba. Fresca Melinda a un euro. Chiamate voi, fate l'appello così vengono a comprare qualcosa. Signor me. Vengo dare zigone, non prendo niente, me ne vado. Ha ragione, dare zigone venite. Siamo già stati dare zigone. Fate un appello voi, signor. È un appello, roba buonissima, tutta a un euro, a 1,30, meravigliosa, che devo dire? Che dammi ricavare, venite, no? I soldi ci sono, i soldi ci sono. A fagiolina, a cocuzzi. A cocuzzi. Se la perdi se? Sì, ho preso un capo. Ogni tanto ti perdo, vai. Ti fa già fama. Ti fa già fama? Un po' così. Andiamo, andiamo. C'è una strofetta, non si compra che sta facendo. E che strofetta andai uri? Come andai alla miseria? Oh, chi è muso ci ha sbangato. Tutta una muoia. No, chi era là? Sì, chi era bello. Andiamone. Buongiorno. Allora, mi dai che premi sono rimasti per città? Ah no, ti dà più mi sale, ti dà scusa. Guarda che bellezza, guarda che bellezza, ragazzi. Aspetta, vieni qua. Dammi cosa. Facciamolo vedere, scusa. Paolo Marà, tu con queste, premi tu ci fai volare, perché tutta la Calabria bosse sinale. Vicenza ha detto, me le dai che le portate, che le portate? A quella signora della montagna. Di che c'è? Di San Giorgio. Questo è tuo, te. Ragazzi, buongiorno. Buon lavoro. Allora, ma che bello pesce, fresco. Buon lavoro, ragazzi. Bravo, grazie. Facciamo vedere che serve queste mercatine che sono belle. E di roba, no? Sì, vi seguiamo a televisione. No, io mi credono che. Guardate, la mano che avete pure a Rocco. Ah, Rocco, tu sei un po'. Sì, questo banco qui. E me ne c'era una strofetta, ero. Parla, Rocco. Parla, Rocco. E Rocco non vuole parlare. E parla, Rocco. E Rocco non vuole parlare. Rocco, evviva tanto, Rocco. Che meraviglia, ragazzi. Usate perché, come spiego? Quando non c'ero cosa, sono fredda, capi? Se c'era un becchio, sai come cantano fino a dopo la parte. Cantano nel senso che cantano la canzone. Sento che lui piange e io rido.
Ragazzi, guardateci sempre sulla C canale 19, mi raccomando, signor, continuate. È dal 22 di, scusami le spalle, Vicenza. Dal 22 dicembre fino alla Befana speciale. Se volete mangiare i pani, venite fuori dai campani. Mo' l'hai scelto. Dal 22 dicembre speciale premio Talesi a Toronto, ogni giorno una puntata nuova. Andiamone. Viva, viva. Grazie ragazzi, grazie. Allora, ecco qua. Andiamone. All'altro mercato andiamo. Ormai, guarda ragazzi. Serafe, presa diretta, facciamo una, guarda che bella roba. Mo la stiamo facendo, no? Che stiamo mo? Un capo cuore, perché te? Sì, non vedo capo cuore. Che meraviglia, ragazzi. Che se la anduia. No, no. Quando lavoriamo tu lo sai perfettamente che non possiamo, sennò non imbasta tutto, non imbasta. Allora, adesso andiamo. Che? Bello, ma questo è sempre salame, buongiorno. E che tipo di salame è? Ah, soppressata praticamente. Soppressata, sì. Però guardate che differenza tra. E c'è la mosca, e c'è qua. Con tutto rispetto alla mosca, ma non è che può. È mosca, mosca. È tosta. Ma sono morti. No, però questa secondo me va nel sugo, no? No, io non do sugo. Ma che sono morti, che sto fatto fresco ancora. Quindi uno le compra. Faccio assaggiare io una stagionata buona, buona, buona. Per gli ammali se la fai oggi. La macchina. Secondo me Cicigno, può aspettare oggi. Salutiamo la sera. Salutiamo che avete fatto il peso a Cicigno, ma mi sa che non c'è poche oggi. A come piglia. Che meraviglia. Che meraviglia. Ma ogni anno di tempo vi vediamo spesso. Come mai vi piace qua Oppito? Perché venite tutti gli anni e ci fa piacere. Grazie signor. Dal 22 dicembre. Ogni... Oh mamma, mamma regga me. Per servire. Per servire, grazie. Dal 22 novembre sulla città. Figlio Rocco Pio. Vabbè Rocco, come sta? E damoci un premio a Rocco. Vieni qua Rocco Pio, vieni. No, no, zio Pino, zio Pino. Non piange. Non piange. Guarda, allora guardate ragazzi, sai perché? Non ti preoccupare, non abbiamo scopo un mosso. Non abbiamo scopo un mosso, piccioletto. No, no. Non ti preoccupare. Venite, vedete Rocco, scusa, tutti prima la mutate, dammi a nonna, dammi a nonna. C'è pure la maglietta che la maglia. Dammi, c'è la maglietta, c'è la maglietta, scusa. Vedete che serve. E chi c'è, ma che c'è un ombrellone, che c'è tu. Vieni qua. Bambino, non facciamo niente, zio Pino, vieni qua. Guarda, vedi che ti regalo, vieni qua. Lo sai perché è bello qua? Almeno la roba è buona, perché voi come vi chiamate? Bambino furfo. Era sbalumato. Bambino furfo da servire qua. Siamo ortofrutticoli, e buono una cosa, siamo sempre a disposizione da amici. Guarda che cacche, guarda che sei cacche, no? Cacche, mele e cacche sono queste. Come me la cacche? Mele e cacche. Ah, qualità. Mele, no, aspetta, scusa, aspettate ragazzi. Mele, virgola, cacche. Se dice bella cacche, fanno una cosa brutta, no? Bermi i broccoletti locali, i carciofi. 20, 30 kg fate chi è che sa che te? Carlo Magno, ragazzi, conoscete Carlo Magno? Sì, come no? Napoleone pure? Sì, come no? Come no? Giulio Cesare, li conosciamo tutti. Come no? Grazie ragazzi per l'accoglienza, grazie. Grazie a voi, vi vogliamo bene, buon Natale. Buon Natale, com'è bello, va? Che meraviglia. 14:30 domani. Domani? Tutti, allora, tutti i giorni alle 14. Fino all'11. Fino all'11. Signora, la c'è. Fino a Gigliotti alla domani e dopodomani, tutti i giorni alle 14. Siamo già stati, canale 19. Signor. Una, due, tre, quattro. Allora, non mi fermate. Mamma mia, una cosa di formaggio di stock. Sì, sul digitale terrestre. No, no, digitale terrestre. Ma siamo arrivati, comba. Siamo già alla seconda puntata, sì. Sì, zio. 5 minuti. Presa diretta, comba. Sempre questa presa diretta, sera. Tagliatele qua.
cioè noi non tagliamo niente, attenzione, se ci vedono lo diciamo, se non ci vedono lo diciamo. No, 5 minuti è rimasto, però ne facciamo un'altra. Facciamo... La prossima volta portano a dare che vuole pure lui, per sua madre. Allora ragazzi, noi ci siamo appuntamento, però questo lo prendiamo come impegno, fino al 4-5, quando andranno le puntate? Fino al 4? Fino al 6 gennaio. Sta dormendo o sta in ripresa? Le sa aggancata la male. Ma tu spari pure! Sì. No, nessuno. Sì, se voi volete, organizziamo qualche sabato. Che ne andiamo in montagna? Là. Sì, no, quello facciamo. Ti giuro, non è che andiamo in divertimento, fanno un pane. Si vede bello quando. Che ti sta mangiando? Una caramella. Io sta mangiando sempre quando mangio a chiappe sempre. A chiappe sempre, a chiappe sempre. Ma allora su c'è lo succo? Lo faccio vedere poi un giacca moccadina. Una sola, la ca. Detto forse hanno un premio di chiuso. Entra la macchina. Entra la macchina. Ma la salsa da nonna, che cos'è, ragazzi? Io non vi dico niente, subito prova a provare, se non vi provate, non provate. Guarda qua. Allora, ragazzi, diamo questo appuntamento. Salvatore Lugo prepara le sue canzoni, il suo grande programma. Noi che dobbiamo fare adesso, ragazzi? Ci diamo un appuntamento, vediamo se riusciamo a fare un'altra terza puntatella, no? Tra la musica e cose, facciamo un'altra terza puntatella. E poi ci diamo appuntamento, dopo il 5 gennaio facciamo una settimana, facciamo nel Reggino, e poi ci spostiamo nel Cotonese, ci sposteremo in tutto, un po' tutta la Calabria, vero? La C è presente dappertutto. La C è presente in tutto e nel mondo. Comincio a fare i giri. Ha ragione, no? Noi ci abbiamo venuto sabato andai uno, a gennaio lo facciamo insieme. Perché ragazzi, povero maiale. Ma che lo Peppino come sono arrivato, che lo Peppino. Noi non riprenderemo l'uccisione del maiale, però a qua dalla mia ripetizione. Anche perché sennò gli animalisti. No, ti scappo a Dio. Allora, se io vedo un povero animaletto che viene ammazzato, non mangio più davvero, però a qua morte tua, salvazione mia. Se mi è piaciuto, ti sei aggrangato. 4 minuti si è più. Ancora? E chiamone in allora. Chiamone. Diamo spazio alla. Diamo un senso logico a questa grande. mi sono scordato. Prendendo un cammino. Sentite questi profumi proprio del mercato, Vince, no? Questo proprio profumo, gli odori della. Come dire. Della legna che brucia, no? Buongiorno. Come va? Stiamo girando questo grande. Ah, ma qua c'è l'abbigliamento! Tutto abbigliamento, riparto abbigliamento e. Vedi dov'è? Di qua di occhio. Grazie. Buone feste a tutti, ragazzi, grazie. Ce ne andiamo. Per questo. Accordo. Ah, Serafino mio, tu mi porti finita a me, Serafè. Mi porti finita, siamo dalle 8:30 che stiamo registrando, Serafè. Tu vuoi comando capo, Serafè? E come te va a te? Come va a me? Dopo gennaio, dieta assoluta. Buongiorno signore. A me. La signora si è impensata, signora. Ecco che belle camicie, vedi? Dimmi di oggi e poi. Non dimmi di più. No, nel senso buono, no. No, nel senso. Che non si. Ma chi c'è il cane? È una pediatra. No, ragazzi, negli ospedali. Cane, siamo già chi nell'ospedale. Ecco il mercatino ad Oppido, facciamo vedere questi grandi lavoratori che lavorano. Buongiorno, come state? Buongiorno. Ecco. Va bene. Parlare un repa. Ah, questa è la chiesa, ragazzi. No, questa è il Calvario. La cattedrale è là sopra. Che vuol dire il Calvario? Cioè, il Calvario sappiamo che significa. Il rione Calvario, la chiesa del Calvario. Ah, la chiesa del Calvario. Ma è chiesa cristiana, no? Sì, no. Perché, buongiorno. Come vanno le cose? Malissimo, guarda, non vedi perché. Ma dico qualche. Dico, mo' con selezione, una potete cacciare anche una tassa. Giusto? O no? Tanto per cambiare. Cacciate, guarda che belle scarpe. A 10 euro. 10 euro. No. E perciò un pinne che costano poco. Tu i pinne a 25 perché i pinne? Questo è 25, questi si cumbano, questi sono malimparati. Un minuto, zio P. Guarda che tibia, compa. Ma sono buona vera, ma spazio di scherzi, ma no, di dov'è lei? Di Gioia Tauro, sì. Oh, quindi ecco, vedete, cioè tutti i mercatini. Guarda che belle scarpe da avere, io pure voglio le scarpe, sai? No, zio, per grazie. Ah, tu c'hai una pizza, polizia, hai ragione. Vieni qua. No, io non lavoro. Ah, no, lavoro qua? Vabbè, ma non si paga, no. Allora, ragazzi, noi abbiamo quasi finito questa altra puntata. 30 secondi. Oh,
pure i 30 secondi posso la fare. Vedi questo peperoncino se la fai, c'è una doppia funzione. Ci vediamo domani alle 14:00. A voi l'ardua sentenza, non mi fate arrabbiare. Che ti è piaciuto?